E questa moto non parte mai, porca miseria. Come si deve fare? Prima militante, in una parola, è stato il neorealismo, quello che ha spiegato agli italiani cosa doveva essere il cinema della verità, della realtà. E il documentario, in fin dei conti, è stato anche, come posso dire, la riserva del neorealismo, perché noi documentaristi ci siamo sentiti, come dire, chiamati a raccontare agli italiani che cosa era l'Italia che il fascismo aveva tenuto nascosta, aveva tenuto accuratamente nascosta, e quindi c'era anche la scoperta, il gusto della scoperta, il piacere di raccontare agli italiani, ai nostri concittadini, in che situazione si trovava l'Italia provinciale, l'Italia arretrata, l'Italia dell'analfabetismo, l'Italia dei riti conservati attraverso i millenni, quello di cui ci aveva parlato De Martino. Cotoniere meridionali, 1075. Ogni giorno che si alza sui grattacieli, come sulle case di contadini e braccianti del sud, inizia nel santo nome del monopolio. Eridania, 2128. Si avviano verso lunghe ore di zappa. La loro fatica sarà vanificata dalle leggi del profitto che i centri direzionali dei monopoli, al nord, impongono anche nel più lontano paese del meridione. Mediobanca, 59.370. Marzotto, privilegiate, 1820. E poi esiste anche un altro impegno, ed è un impegno importante. Si tratta dell'impegno del professor Marinelli, che per l'IRTEM, l'Istituto di Ricerca per il Teatro Musicale, a metà degli anni 90, veramente spiazzando tutti e battendo tutti sul tempo, ha pensato di fare i Beta. Allora già era l'avanguardia dei documentari, quando nessuno se ne occupava. Per fortuna il professor Marinelli ci ha pensato lui, ed ecco perché potete vedere i documentari miei, questi due, ma molti altri ne sono stati salvati. Di ricerca per il teatro musicale fin dal 1994 ha cercato presso le case dei registi e dei compositori i documentari degli anni 60 e 70, privilegiando appunto quelli che avevano come commento sonoro la musica di musicisti contemporanei che in quelle occasioni potevano sperimentare musiche che non erano così ben visti forse dal pubblico, ma che erano all'avanguardia. Sono stati recuperati una sessantina di questi documentari di registi come Cecilia Mangini, Vittorio Armentano, Lino Dalfrà, Luigi Di Gianni, eccetera, con le musiche soprattutto di Egisto Macchi, che è stato uno dei cofondatori dell'IRTEM stesso, e adesso sta per essere riprodotta di nuovo per una maggiore possibilità di conservazione. E in questo l'AMOD, in fin dei conti, ha battuto un po' l'avanguardia, ha dato un segnale d'avanguardia. Se noi vogliamo capire che cosa è successo in Italia, non solo come documentarismo, cioè come riflessione sulla realtà, ma anche quelle che sono le pellicole ideologiche, quelle che sono i segnali della politica italiana, delle vicende della politica italiana, così contraddittoria, così spesso confusa. Ma se noi andiamo a cercare la verità in questi archivi, questa verità ci viene incontro e ci dà il senso finalmente del paese in cui viviamo, dei suoi problemi e di quello che ancora resta da fare per i documentaristi. Anche per lo russo Tommaso, fino ad oggi incensurato e apolitico, forse si apriranno un giorno i cancelli di questa fabbrica. Thank you.
contrariamente alle apparenze, non sarà lui ad aver scelto. La priorità di scelta spetta al monopolio, che conta su di lui e su migliaia di suoi simili, indifesi, sottoccupati, braccianti.